Allora, come potete vedere, qui i finocchi stanno andando, l'acqua si sta ridurando bene bene. Io vi ripeto la ricetta. Io qui avevo due finocchi, li ho tagliati a metà, li ho fatti a spicchi, li ho lavati, poi li ho messi in pentola con una noce di burro, un pochino d'olio, sale e pepe, e ho aggiunto acqua, e ora stanno andando. A fine cottura, l'acqua è tutta asciugata, andrò a mettere un bel po' di parmigiano sopra, e sono ottimi. Mentre qui si sta facendo, stanno facendo i peperoni, eccoli qua. Anche questi, vi ripeto la ricetta, io avevo due peperoni, li ho fatti, li ho tagliati a metà, li ho puliti per bene nell'interno e li ho fatti a strisce, a listarelle. Poi li ho messi in padella con olio, uno spicchio d'olio a pezzetti e ho aggiunto un po' d'acqua, un metro d'acqua. Ora, a metà cottura, io li andrò a sfumare con aceto di mele. Io uso aceto di mele, va benissimo di usare qualche certo aceto, anche quello di vino. E insieme all'aceto andrò a mettere un cucchiaino di zucchero. Farò finire la cottura, le farò caramellare. Abbasso la fiamma, che adesso è alta. Ecco qua. E questi sono due peperoni per due persone. Ora sento a che punto la cottura. Sì, direi che ci siamo, sono abbastanza morbidi. Vado a sfumare con aceto. Ecco qua, io metto aceto di mele, che è molto vitalizzante, eh? Lo metto abbastanza. E andrò a mettere un cucchiaino di zucchero. Eccolo. Fiamma bassa e li lascio fino a fine cottura, quando non saranno morbidi e si saranno ben caramellati. Eccoli qua, vedete? Eccoli. Abbasso ancora un po' più la fiamma. Proprio al minimo metto la fiamma, eh? E li lascio finire di cuocere. Ci vorranno altri 5 minuti, 5-6 minuti. Ora copro. E li lascio andare così. Ok? Ci vediamo dopo.